alla scrittrice Rosanna Milano Migliarini, che non c'è perché anche lei ultimamente ha detto che non poteva, e vi leggo in questo caso la motivazione. Ben scritto e incisivo, il testo ha del saggio la precisione delle citazioni, degli approfondimenti storici. Del racconto ha invece la partecipazione emotiva, la passione che scaturisce da ogni parola. La storia di Pola è la storia stessa dell'autrice, ma anche dell'umanità intera. E non cantarei, come sottolinea l'autrice, al contrario, tutto rimane, fatti millenari, radici profonde che sono impresse nelle sue pietre nell'animo di chi vi ha abitato o che non so, o che solo vi è nato. Fatti recenti, impressi a fuoco nell'anima di chi li ha vissuti, quel sentimento nomade, quel sentirsi esule a vita, così ben descritti nel racconto che ci ricordano che spesso la storia passa sopra e ignora la storia di ciascuno, per ragioni ignote e connivenze o segrete vergogne, creando e perpetuando sofferenze quotidiane che si stemperano solo attraverso i ricordi che determinano il movimento dell'anima, un ciclo che ricrea e riaggiusta nonostante la lontananza e la nostalgia. Il titolo del racconto era Pola, il fascino sottile di una terra. Invece è presente l'altro vincitore.